Abbiamo fra i 420 e i 400 ospiti tutti i giorni e il nostro lavoro è accogliere le persone, tranquillizzarle, farle mangiare e poi con calma mandarle negli uffici o della Caritas o del Comune per aggredire il problema che le ha portate a mangiare nella mensa della Caritas e poi cercare di dargli un'opportunità. Molte persone sono italiane con problemi sociali, con problemi economici, con problemi di salute. Molte altre persone sono straniere arrivate da poco che devono ancora cominciare a inserirsi nella società italiana. E la mensa fa questo, quindi accoglie un po' come un pronto soccorso, fame, ha bisogno di mangiare, noi facciamo mangiare e poi come pronto soccorso trasferisce al reparto, così anche noi mandiamo in centri, diciamo, più strutturati dove la persona piano piano può risolvere il suo problema. Sono parecchio tempo che lo faccio, spesso vengo con altre persone, normalmente sono studenti che ho seguito durante gli studi universitari. La cosa più importante è avere un contatto umano con queste persone, non semplicemente risolvere un problema pratico, ma fargli vedere che c'è il calore umano, cioè noi siamo persone, ci vogliamo bene malgrado le differenze che ci possono essere. La sofferenza umana c'è, è un fatto che non si può nascondere, però noi, siccome siamo, diciamo, persone, cerchiamo di alleviarla il più possibile. Poi chiaramente a Natale questo è ancora più forte, ci sentiamo ancora più interpellati a farlo. Però io credo che quello che dovrebbe suscitare in noi, e poi quando torniamo a casa, anche con le persone che abbiamo vicine, fratelli, la madre, il padre, di avere lo stesso contatto, lo stesso dettaglio umano, non solamente farlo agli altri e poi dimenticarsi. Quant'è che fate volontario, lavorate qui? Per me è la prima volta, mi sono trovata molto bene. Prima volta oggi? Oggi è la prima volta. Io vengo ogni 24 di dicembre e veramente quando accogli 200 persone ti accorgi che il vero regalo lo fanno loro a noi. Mostrano un'umanità, abbiamo visto persone che hanno diritto a due mandarini e dare il mandarino a quello a fianco perché voleva. Io sono dell'Argentina. Di dove è l'Argentina? Sì, di Mendoza. E lei invece, signora? Io vengo nel periodo delle festività, do la mia, come dire, partecipazione. Da quanti anni lo fa? Questo è il terzo anno. Terzo anno. E a Natale per noi non cambia niente, cambia un po' il menù, però l'orario rimane sempre lo stesso e le persone più o meno sono anche loro, anche perché la mensa, oltre a far mangiare, a mandare al centro d'ascolto, è anche un posto che accoglie. Molte persone vengono, mangiano e se ne vanno in 20 minuti, altre persone arrivano alle 11 quando apriamo e se ne vanno alle 2 quando chiudiamo, perché la mensa è anche un po' un centro diurno, un posto dove stare, dove parlare fra di loro e coi volontari e quindi dove passare un pezzo della giornata che soprattutto nei momenti di festa, di mancanza di lavoro, insomma i giorni festivi, è ancora più difficile trovare un posto dove stare o un lavoro da cercare o dei giri da fare. Il tempo dell'Avvento e comunque le feste di Natale portano più volontari. Per noi è un momento anche di accoglienza per volontari nuovi, persone che durante l'anno non riescono a dedicare tempo al volontariato. A Natale, perché ci sono le feste, perché ci sono più vacanze, riescono a fare qualche giorno di volontariato. Abbiamo sia volontari singoli che vengono per un giorno, certi per un giorno all'anno. La mensa Giovanni Paolo II ha i volontari del 24, perché abbiamo dei volontari che da diversi anni, il 24, vengono a darci una mano.